Siamo giunti all'ultimo atto di un'avventura bellissima che avete amato alla follia. Talmente tanto da non volere che finisca. E allora tranquilli, perché non finirà. È vero, oggi si chiude la seconda edizione della YouTuber Summer Cup, ma davanti a noi c'è un'intera stagione in cui vi terremo compagnia con un campionato. Il 10 agosto alle ore 12 vi darò tutte le info. Per il momento però godetevi quest'ultimo atto. Buon divertimento e buone finali! Signori, ci siamo! Siamo arrivati all'appuntamento conclusivo, all'ultimo video della YouTuber Summer Cup 2022. È stato un cammino tortuoso, con tante sorprese, capovolgimenti. Inizialmente ci eravamo fatti delle idee per alcuni risultati, per chi potesse alzare la coppa, l'abbiamo letto anche nei commenti. Poi però è cambiato tutto nel secondo video, eliminazioni previste o prevedibili, altre invece chiaramente a sorpresa, e sono rimaste in quattro. Per la finale terzo quarto posto, Lazio e Napoli. Per la finalissima invece c'è un derby, il derby con cui abbiamo aperto questa YouTuber Summer Cup, quello di Milano, Inter contro Milan. Prima di partire io vi ricordo fondamentalmente due cose rapidissime, ovvero che Numero 10 è lo sponsor di questo evento. Scaricate l'app perché è un'app giovanissima, neonata, tutta italiana e chiaramente gratuita. E poi assieme a Numero 10 abbiamo creato un contest per 5 di voi. Scaricando l'app da questo codice QR o dal link che trovate in descrizione, 5 di voi verranno selezionati per vincere una maglia della propria squadra del cuore 2022-2023, chiaramente, quindi nuova stagione. Bando alle ciance, cominciamo ad annusare il campo. Chiamo Lazio e Napoli, rappresentate da capitano e allenatore di entrambe, quindi Fius con GA7 e Gualta, a tutti insieme, tutto il Napoli, una famiglia. Ragazzi, allora volevo anzitutto ringraziare Fede, come ogni anno, per questa YouTuber Summer Cup, però importante, volevo annunciare il nostro cuoco, il nostro chef Nunzio. Piacere essere stati qui con voi. Oh. Sì, la Champions che non vinci mai, coglione, dai. Qui abbiamo un pretendente al titolo di capocannoniere, perché Crispo in questo momento è in vantaggio, 4 gol hai fatto. C'è la Lazio, che è fortissima. Un pronostico lo chiedo agli allenatori. Nessun pronostico. Ma che voce c'hai, io? Ho urlato un pochino in queste tre partite. Nessun pronostico, andiamo lì per vincere, perché ci teniamo al terzo posto, avendo visto anche quando l'anno scorso. Lei invece, direttamente dagli anni 60, cosa vuole aggiungere? Sono venuto dalle Hawaii, innanzitutto. Sono d'accordo con Walter, nessun pronostico, semplicemente vogliamo assolutamente migliorare il risultato dell'anno scorso, siamo più forti dell'anno scorso, abbiamo lavorato e ce la meritiamo. E allora, in bocca al lupo, scaldatevi, io a questo punto... Chiago Manneca! Napoli! Che dire? Noi andiamo a casa. Hanno fatto tutto loro. Non sei Iaio, venga qua, venga. Mister, come rispondete voi? Sul campo, immagino, mister. Sul campo, ovviamente. Certo, volevamo giocare la prima e la seconda posizione, però terza e quarta, un torneo bellissimo, va più che bene per noi. Savage, occhio alla puntata di Savage, che ha segnato un gol pazzesco, fenomeno. Giannace appoggia per Crispo, Cobianchi, c'è la puntata di Crispo e la parata di tacco di Cobianchi, è legale? Poi ricomincia male perché regala il pallone a Crispo. Gigi, ha idee diverse, è ripartito in area. Gigi! Angolo per la Lazio, che vuole il 3-0. Crespo subito dentro! Ancora Savage! Doppietta, 3-0. Fuse Gamer, ci vediamo al bar 3.0. Hai capito? E rilazza.
siamo 3-0 per la Lazio, un po' come la Roma l'anno scorso. Ti aspetti una reazione del Napoli come l'anno scorso? Ma penso proprio di sì, perché 4-0! 4-0! 4-0, incredibile! E finisce il primo tempo, 4-0. È successo esattamente quello che è successo l'anno scorso in finale terzo e quarto posto, per il momento. Quindi occhio al secondo tempo del Napoli. Però il Napoli, ieri c'è stato un ragazzo, se non mi ricordo chi, ah sì, io, che mi ha detto che solitamente il Napoli, anche storicamente, calcisticamente, parte molto forte e poi... Poi? E voi? No, non ho capito bene. Onomatopeicamente scende, cala. Crispo ancora a spostare il pallone, a difenderlo dalla pressing di Savage. Destro, sinistro, traversa del Napoli, che avvisa. E Gigi riparte. Occhio che va. Gigi Dario! Eccolo qui! Eccolo qui! L'uomo che abbiamo conosciuto. Abbiamo comunque la partita ancora in bilico, nonostante il risultato non dica questo. Crispo prova la giocata lateralmente, poi tocco dentro. Iannace! Calma, calma. Fius. Tocco su Crispo, si gira. Destro! Calma! 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 E palla che diventa buona per Fius. Controllo e disimpegno. Buono per Crispo, che la sposta sul destro. Crispo! GG! È ripartito il Napoli. Matthew vuole il destro addosso a Gigi. E arriva Dario a sostegno. Ci prova di sinistro! E poi esterno della rete! Esterno della rete! Dario quasi come Antoine. Dario quasi come Antoine. Buonissimo, che mi sono perso. Sbaglia, occhio che c'è Mirko. Lascia Crispo. Crispo! Sul fondo! Una diagonale che poteva dire bene. E questo rischia anche di essere lo spartiacque della partita, perché il 4-3 qui... Due minuti, cambio. 2 minuti mancano. E finisce qui! Nonostante la reazione nel secondo tempo, vince la Lazio e arriva terza in questa seconda edizione della YouTuber Summer Cup dopo il secondo posto dell'anno scorso, la finale persa con l'Inter. Quest'anno anche grazie alla sconfitta in semifinale, o meglio a causa della sconfitta in semifinale con l'Inter, c'è stata la sconfitta, ma poi la vittoria contro il Napoli, l'esultanza dei tifosi. Primi due gol, hai aspettato una partita che comunque vale un qualcosa di decisivo, no? Il posto finale, il terzo. Ma che cazzo? Non credo. Sono veramente felice per i gol, ma la Lazio doveva fare assolutamente meglio, considerando anche il fatto che avevamo vinto il Super Derby e dovevamo fare assolutamente di più. Ed eccoci qui, prima della finalissima, con due grandi protagonisti che non giocheranno la finale, cioè così mi è stato detto. Perché però questa scelta? Abbiamo i due che si stringono la mano sportivamente, è un derby, c'è rispetto. Parto da Luca Mastrangelo, protagonista non di questa YouTuber Summer Cup, ma sicuramente di qualcosa sarai stato protagonista. Allora, innanzitutto è la mia, dopo la vittoria dell'anno scorso, essere in finale anche quest'anno, insomma, vuol dire che almeno porto bene, poi non so come andrà la finale, però con Mastrangelo in fondo ci si arriva. No, ho deciso di dare l'addio al calcio giocato. Questo è un annuncio importante. Ho deciso di dare l'addio al calcio giocato, è la mia ultima YouTuber Summer Cup da calciatore, alla prossima farò l'allenatore. Io ci penserò, perché il fatto di fare l'allenatore, sai che... Ti casa. Qualora la squadra stesse giocando bene, noi ci aspettiamo una grande finale. Ok. Noi non entreremmo. Noi non entriamo. No, l'abbiamo detto. Però nel caso in cui entra uno, entra anche l'altro. Insieme, per rispetto. Per rispetto. Per equilibrare un po'. Ok. Vabbè, allora ragazzi, buona non entrata e buona finale. Ci godiamo per... la partita a fianco a te. Esatto, a fianco a me, a fianco a me. Sì, va benissimo. Allora, vi parcheggio un attimo di qua, che così sentiamo anche i capitani con gli allenatori. Sentiamo che cosa si dicono giustamente prima della partita. Tipo, avete sbagliato ieri, scazzi, non incazzi, ci siamo ritrovati. Siamo squadra, siamo compatti, non sono imbattibili, ok? Hanno i loro punti deboli. Cose importanti le abbiamo già detto, adesso volevo raccontare una barzelletta. Ci sono un interista, un milanista e un juventino che vanno a Dubai. Ma sì, comunque siamo già soddisfatti per essere arrivati in finale, questo era il nostro obiettivo, poi raddoppiare la vittoria sarebbe ancora più incredibile, però siamo già contenti. C'è stato un momento dopo le sconfitte iniziali in cui vi siete detti noi andiamo fino in fondo, andiamo a prenderci la coppa magari anche, intanto in finale ci arriviamo? Allora, ieri no, oggi però quando abbiamo parlato con gli altri, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto yes we can.
Eccolo il saluto al pubblico, lo sguardo alla coppa. Una tra le due di Milano la porterà a casa, o ancora l'Inter o il Milan. È cominciata la finale, è cominciata Inter contro Milan. E quindi il Milan riparte con Lazza, che converge e saluta Bonolis. È andato Lazza, lo rincorre Italo, il tocco è per Samuel, che non trova la porta. Bonolis, secondo palo Pierino in anticipo, ma non trova lo specchio. Italo verticale, Bonolis arpione il pallone, sono due addosso, uno è Samuel, duello assolutamente fisico tra i due, questa volta lo ha vinto il rossonero. Ancora 0-0, mentre il primo derby si era sbloccato subito. Lazza verticale, Brogna che controlla, finta di Brogna, Brogna, Fantabet! Cosa ha fatto Daniele Brogna? Mamma mia che giocata! Non c'è più tempo almeno per la prima metà della finale, 0-0 come nella seconda semifinale, quindi l'Inter replica. Destro-sinistro, Lazza lo sposta, Gnabry insiste, dentro il pallone, Bonolis! Cosa ha preso? Cosa ha preso? Cosa ha preso Isaac? Italo di prima, trovare Gnabry. Finta su Lazza, destro! Del capitano! E andiamo! Bel gol, va detto sportivamente un bel gol. Come lo scorso anno la sblocca il 10 dell'Inter, il capitano dell'Inter, Gnabry. Ancora in profondità, Isaac, che torna da Samuel, 3 contro 2 per il Milan. Samuel va da solo, passa su Italo, Samuel ancora giù, giù. Dice alzati, Om. Cerca e trova Samuel, ne ha 3, neanche 2, 3 addosso. Si gira bene Samuel, poi c'è fallo su Samuel, punizione per il Milan. Questa la devi segnare, se no... Se no? Se no non la segni. Se no ha fatto 0 l'Inter. Occhio a Samuel. Fischia Om. Samuel, Fantabet, Brogna, Brogna con deviazione. Chiedono il calcio di rigore, chiedono il fallo di mano. Si gioca per Om. Ma che mano? Ma che mano? Che mano? Il raccattapalle è diventato, ma che mano? Sempre a lamentarsi con l'arbitro, che secondo me sta arbitrando molto bene. Parte il 99, vuole Lazza, controllo, apertura, Brogna in area, controllo difettoso di Brogna, che però rimedia e difende il pallone trovando Steve. Se la porta avanti, cerca un cross, deviazione di Bonolis, bel duello, lo vince l'interista che fa ripartire Italo, Samuel, duro ma legale, tocco su Lazza, c'è Sam, servito, male, ha chiuso Pierino che vuole ripartire, duella fisicamente, vince il duello con Sam, 3 contro 1, Italo! L'aveva detto Tatino. Lazza morbido, secondo palo, Brogna! L'ha presa Fantabet! E forse si conquisterà qui il titolo di miglior portiere. E finisce qui! È finita! Campioni! 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 E per il secondo anno consecutivo l'Inter vince la YouTuber Summer Cup. E c'è l'invasione di campo, c'è l'esultanza, c'è la felicità. Dalla parte opposta c'è il sogno interrotto, la favola cancellata di un Milan partito malissimo, sconfitta nel derby, poi si sono rifatti, ma non è bastato, ha vinto l'Inter. Il campione! Siamo è qui il campione! Il campione! Sì! Il primo premio che consegniamo è quello meno a sorpresa. Quindi per il capo cannoniere di questa edizione della YouTuber Summer Cup. Lo scorso anno, ricorderete, questo premio qui è stato vinto da Pierino dei Pirla SV. Quest'anno
un uomo che l'anno scorso ha vinto un premio, l'MVP, quest'anno alzerà questa coppetta, questo piccolo premio, perché il capocannoniere della YouTuber Summer Cup 2022 è Simone Crispo! Ma Fede, però devo dire, mamma mia, che sacco! È stata una bellissima esperienza, organizzata benissimo. Poteva andare meglio per la mia squadra. Era partita benissimo. Complimenti Simone, ti saluto, torniamo dietro. I capitani delle squadre partecipanti alla YouTuber Summer Cup 2022 decretano che il miglior portiere è... Fantabet! Ho vissuto un weekend fuori dalla mia portata, diciamo, perché mi hanno chiesto foto, guanti, cose, e questo trofeo è una grandissima cosa, però devo ringraziare tutti i miei compagni perché è merito loro. Latino, 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 Latino. Ah, Latino è l'MVP morale. Abbiamo un pareggio, 3 voti e 3 voti. Il pareggio è un derby, perché da una parte abbiamo Italo dell'Inter e dall'altra parte abbiamo Off Samuel. È ovvio che per merito abbiano vinto entrambi. Italo alzerà anche la coppa, purtroppo è dovuto andare via perché aveva un treno. Di conseguenza questo premio va a Off Samuel. Allora, voglio ringraziare innanzitutto i miei compagni di squadra e ringrazio tutti quanti presenti che mi hanno sostenuto fino all'inizio, ragazzi. Ci tengo a ribadire il segreto di tutto ciò. Riso col pollo, ragazzi. Voglio aggiungere che forse Samuel, oltre all'MVP, si è conquistato anche il premio come gol più bello del torneo, ma ditecelo voi nei commenti perché ne abbiamo visti di bei gol. Allora, c'è quella sensazione di déjà vu, visto com'è finita lo scorso anno. Perché l'Inter vince la YouTuber Summer Cup! L'Inter ha festeggiato, le altre no, perché è così che funziona, insomma è una che vince alla fine. Ovviamente un applauso e un ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto parte di questo evento, anche dietro le quinte, anche meno esposti. Chi tanto esposto ma non protagonista, a volte protagonista tipo l'arbitro, Om, che ha esordito con questa YouTuber Summer Cup ed è stato meraviglioso, un grande. E però a parte Om, ovviamente ci sono i cameraman. In questo momento dietro questa telecamera c'è Giacomo Sisca, che è una figura fondamentale, Stefano Terzani, Matteo Filipponi al DJ, due fotografi, Alessio e Davide, insomma Emanuele Aldrone, potrei citare chiunque, Tatino Bo, cioè è un evento ovviamente strutturato, lavorato, e voi col vostro supporto ci regalate sempre tantissime gioie e grandi emozioni. Però è un evento che giunge al termine anche per questa seconda edizione, quindi ovviamente così io ve lo chiedo: volete una YouTuber Summer Cup 3.0? Sì! Cosa c'è? Ah, la coppa parla da sola, dai. Ah, ok, a posto. A questo punto io vi ringrazio per averci supportato anche quest'anno e ci vediamo alla prossima YouTuber Summer Cup! Ciao!